Buongiorno, buongiorno, bentornati in questo nuovo video e soprattutto buon anno a tutti. Allora, stavo guardando proprio questa mattina la mia agenda dell'anno scorso, la mia vision board dell'anno scorso e sono molto contenta perché sono riuscita praticamente a portare a termine tutti gli obiettivi che mi ero prefissata per il 2023. Per il 2023 avevo deciso di realizzare l'agenda in un modo diverso da come ho sempre fatto, perché diciamo che in linea di massima si tende a scrivere gli obiettivi e poi prendere la lista e dimenticarla dentro il cassetto. Avevo la tendenza di scrivere obiettivi che erano effettivamente troppo grandi o troppo impegnativi per essere realizzati nell'arco di un anno, o magari semplicemente perché non riuscivo ad organizzarli bene durante il corso dell'anno. Quindi praticamente mi ritrovavo alla fine dell'anno che ancora non avevo combinato niente. L'anno scorso invece mi sono scritta su una pagina gli obiettivi grandi, principali, finali che volevo aver raggiunto entro la fine dell'anno, e poi mi sono fatta uno schema per ogni mese. Ho diviso questi obiettivi un pochino alla volta per ogni mese, magari anche in piccoli step piuttosto che in un obiettivo gigante, come per esempio l'anno scorso avevo come obiettivo quello di fare un declutter generale di tutta la casa e semplicemente mi sono organizzata che ogni mese una stanza diversa, quindi per il mese di gennaio, non so, la mia camera, il mese di febbraio il bagno, marzo, che ne so, i mobili alti della cucina, aprile i mobili bassi della cucina, in modo da riuscire a dividere appunto l'obiettivo in piccoli step più facilmente raggiungibili. E mi sono ritrovata poi appunto ad averli finiti tutti ancora prima della fine dell'anno, tant'è che su questa cosa quest'anno voglio modificarla e voglio anche aggiungere 3, 4, magari massimo 5 obiettivi in più da aggiungere nel caso io mi ritrovassi a un certo punto che ho già finito, insomma, quelli che mi ero prefissata, in modo da non passare gli ultimi mesi dell'anno senza uno scopo preciso, ecco. E quindi quest'anno devo migliorare assolutamente questa cosa. E poi un'altra cosa che voglio fare quest'anno è aumentare la difficoltà degli obiettivi, perché dato che l'anno scorso sono riuscita a far tutto e anche in anticipo, vuol dire che questo metodo funziona, vuol dire che posso provare qualcosa di più impegnativo. E niente, come primissima cosa adesso facciamo la vision board del 2024, che ne dite? Vi mostro come la faccio io. Allora, quello che vado a fare in genere per realizzare la mia vision board è andare su Pinterest e cercare su Pinterest delle immagini che possono in qualche modo rappresentare uno degli obiettivi, dei sogni, dei desideri che ho deciso di raggiungere entro l'anno, ma anche obiettivi più lunghi come, non so, 3, 5, 10 anni, e cerco delle immagini che possono rappresentarle al meglio. Come, che ne so, posso prendere questa e utilizzarla per esempio, per impegnarmi a cucinare cibi sani e salutari in anticipo per tutta la settimana, oppure utilizzare questa per esempio per fare un viaggio, non lo so. E quindi sì, adesso vado a scegliere tutte le immagini che possono rappresentare appunto questo 2024, obiettivi, desideri, sogni, e li divido, sì, insomma, qualcosa di più abbordabile, quindi che si può completare nel giro di un anno, e qualcosa anche di più difficile, quindi anche a lunga distanza, 3, 5, 10 anni. Molto bene, allora ho trovato tutte le foto, le immagini che possono appunto rappresentare i miei obiettivi. Adesso quello che vado a fare è scegliere
tra tutte le foto che ho selezionato, quelle che mi piacciono di più, che mi ispirano di più, che mi motivano di più, oltre a delle immagini vado a selezionare anche delle frasi e sotto le immagini, se necessario, vado a scrivermi anche appunto il desiderio specifico, l'obiettivo specifico che voglio raggiungere. In questo modo ho tutto sotto controllo. Questo lo faccio in due modi: prima digitalmente, in modo da poterlo trasferire nei diversi dispositivi ad averlo sempre a portata di mano, come per esempio nel desktop del PC, oppure come sfondo dello schermo del tablet o del telefono, e un'altra andrò poi a stamparla e l'andrò a sistemare nelle varie agende per averle sempre a portata di mano, magari anche nella copertina principale, così ce l'ho proprio ben davanti, oppure comunque anche all'interno, e un'altra da mettere sulla scrivania, in modo che ce l'ho o sul comodino, una specie di quadretto, diciamo, in modo da avercela sempre davanti. Cioè io ovunque vado devo averla e tenerla sotto gli occhi e ricordarmi sempre per cosa sto lavorando quest'anno. Qui una parola che voglio che diventi il mio mantra di quest'anno, e cioè che devo essere decisamente più costante. Ecco, questa è una cosa su cui ho sempre fatto fatica e quest'anno devo assolutamente liberarmi di questo mio difetto, perché veramente ne sono stufa. E questa è la mia Vision Board per il 2024. Molto bene, allora adesso stampo e poi lo vado ad incollare sulla mia agenda di quest'anno. Agenda che sto ancora preparando, non l'ho ancora finita, devo ultimarla, poi se volete ve la faccio vedere nel prossimo video. Molto bene, finito anche questo, adesso è arrivato il momento di pulire casa, quindi vado a pulire un pochino e poi sarà mezzogiorno, quindi vediamo cosa preparare per pranzo. Eccomi qui, allora nel pomeriggio ho fatto un po' di commissioni, sono stata fuori casa un pochino
E niente, quindi giornata finita ed è arrivato il momento di salutarvi. Stavo però riflettendo, preparando la vision board, mi è capitato ovviamente per le mani quella dell'anno scorso e sono molto molto contenta di quello che è stato l'anno passato. L'anno scorso è stato un anno molto particolare, per me è stato un anno totalmente di crescita. Era il mio obiettivo già dall'inizio perché comunque ero stanca e annoiata e dovevo cambiare qualcosa e quindi quello che ho scelto di fare è stato appunto partire da me e questo l'ho fatto a 360 gradi su ogni ambito della mia vita e appunto mi ha portato in un anno di crescita ed è stato veramente molto molto producente. Quest'anno ho intenzione di fare la stessa cosa e portarmi al livello successivo. Vediamo cosa ci porta questo 2024. E niente, è arrivato il momento di salutarvi. Questo per me è un video di prova. Io vorrei per quest'anno portare video di questa tipologia qui. So che è una tipologia che non avete, che non ho mai pubblicato nel mio canale, però comunque all'interno ci sono le cose che avete sempre visto, quindi i progetti fai da te, le ricette, le mie giornate e cose che comunque avete sempre visto nel canale, però raccontate in un modo diverso. Spero che questa nuova tipologia vi possa piacere. Oltre a questa tipologia di video, volevo anche portare i miei classici video, quindi prendo la parte di vlog dove realizzo i miei progetti fai da te e pubblico un video solo con quello. Questa era la mia idea di video per quest'anno. Spero insomma che vi possa piacere. Lasciatemelo scritto sotto nei commenti. Fatemi sapere cosa ne pensate, se vi piace l'idea, se volete provare a vedere questa nuova tipologia o se invece devo rimanere con i soliti classici video. E niente, se vi va, mi potete seguire su Instagram, lì ci sono tutti i giorni. E niente, a prestissimo. Ciao.